Ciao a tutti e bentrovati. Vi è mai capitato di rileggere un libro, di scegliere di rileggerlo anche se la prima volta non vi aveva convinto più di tanto? A me no. In genere quando io leggo un libro, sia che mi sia piaciuto, sia che non mi sia piaciuto, o mi abbia lasciato comunque indifferente, mi abbia generato una reazione tiepida, per me una volta che un libro è finito, è chiuso e viene messo da parte. Ne servo un buon ricordo o un cattivo ricordo o un ricordo piacevole, ma la cosa finisce lì. È proprio un capitolo che si chiude. Questa volta invece ho scelto di riprendere in mano un libro che avevo letto 2 anni fa. Ed è un libro che è stato scritto nel 2003, quindi la bellezza di, in sostanza, 12 anni fa. Sto parlando del primissimo lavoro scritto da Sebastiano Zanolli che porta il titolo di La grande differenza. Perché ho scelto di riprenderlo in mano? Perché io continuo a sentire da parte dei suoi estimatori elogi su questo testo che è stato scritto tanto tempo fa. E io ho sempre apprezzato lo stile di scrittura di Zanolli, infatti io ho letto anche gli altri suoi libri, di cui l'ultimo, aveva ragione Popper, tutta la vita e risolvere problemi, è stato oggetto di una precedente videoriflessione sempre qua su YouTube. Questo libro invece, La grande differenza, quando io l'avevo letto appunto 2 anni fa, mi aveva lasciato molto tiepida, mi aveva lasciato un po' così, sì bello, sì piacevole, ma nulla più. Perché, presumo? Perché io avevo fatto un po' un percorso del gambero, io ero venuta a conoscenza di Sebastiano Zanolli come scrittore e formatore attraverso un contatto su Facebook, il quale aveva menzionato altri 2 suoi libri che erano stati pubblicati proprio un paio di anni fa o comunque 2 o 3 anni fa e che erano quello molto molto celebre che si intitola Dovresti tornare a guidare il camion Elvis, eccolo qua, e io Società a responsabilità illimitata, che era forse quello immediatamente precedente. E quindi io ero partita dall'ultima produzione. Poi, siccome mi era piaciuto lo stile di scrittura, ero lentamente retrocessa, anagraficamente parlando, a quelli immediatamente precedenti, che erano Paura a parte, che mi era piaciuto moltissimo, e Una soluzione intelligente alle difficoltà quotidiane, che parla di networking, ed è un altro di quei libri che riprenderò in mano perché mi aveva profondamente disturbato, probabilmente l'ho letto nel momento sbagliato. Così alla fine ero arrivata al suo primissimo lavoro ed ero rimasta un po' così, forse perché era il lavoro, tra virgolette, mi si passi il termine, più acerbo dell'autore, e quindi io mano a mano che retrocedevo avevo perso un po' quell'entusiasmo che avevo vissuto prendendo in mano gli ultimi lavori, appunto gli ultimi libri pubblicati da Zanolli. Però appunto sentendo altri contatti che continuano a menzionare questo libro, La grande differenza, e che dicono che è un libro che va letto e riletto e va tenuto anche sul tavolo come una sorta di guida da consultare all'occorrenza, ho scelto di recente proprio di riprenderlo in mano e di rileggerlo. E devo dire che ho cambiato idea, nel senso che 2 anni fa ero rimasta tiepida davanti a questo lavoro, questa volta invece devo dire che l'ho trovato molto utile e molto efficace. E penso che ci sia un qualcosa, soprattutto nella mia testa, che ha fatto sì che io lo percepissi, lo vivessi e lo usassi in maniera molto più efficace. Infatti, diciamo che ho avuto modo, l'ho preso in mano e ho seguito pedissequamente i consigli, gli spunti, i suggerimenti, gli esercizi che l'autore dà all'interno di questo testo, tra l'altro anche molto, molto sottile, molto piccolo e molto denso. E attraverso questi suoi suggerimenti, questi suoi spunti, prendendo in mano un block notes e una penna, ho cominciato a scrivere. Ma per
perché ha funzionato secondo me così bene questa volta? Perché io avevo in testa un'idea, avevo un obiettivo macro, diciamo ancora a livello embrionale, e avere in mano questo libro che l'autore dichiara essere, voler essere, diciamo, uno strumento pratico e pragmatico per poter finalizzare i propri obiettivi, effettivamente io ho lavorato su quello che lui scrive all'interno di questo libro, ho lavorato sui suggerimenti, sugli esercizi, sulle liste che lui suggerisce di scrivere e ho effettivamente finalizzato e dato una grande sgrossata a quest'idea embrionale che avevo in testa. Ecco che quindi io ho pensato che forse questo libro non lo avevo apprezzato 2 anni fa, perché 2 anni fa ero ancora in alto mare. Ero ancora in alto mare come idee, ero in un momento della vita forse un po' particolare, di cambiamento, cosa che vabbè, dura ancora oggi, però in maniera diversa. Quindi era un libro che mi aveva disturbato mentre lo leggevo. E mi aveva mandato in bestia il dover fare degli esercizi che lui suggeriva all'interno del testo. Cioè era una sfida che io non ero riuscita a vincere, forse perché proprio dietro non c'era sostanza, non c'era un obiettivo, non c'era un'idea su cui lavorare. Invece oggi questa volta, questa seconda lettura, c'era dietro un qualcosa su cui io stavo meditando, lavorando già da un po', e gli strumenti molto semplici, tra l'altro, che lui fornisce, i suggerimenti, gli spunti che lui fornisce all'interno del testo, sono stati utili proprio per focalizzare e finalizzare almeno in linea di massima, dando un'impronta che poi può permettermi di andare avanti piano piano, passo passo, nello sviluppare il progetto. Un'altra particolarità di questo libro, che si vede già da subito, quindi subito all'inizio nel suo primo lavoro, e che è quello che caratterizza anche i lavori successivi di Zanolli, è questa struttura del testo che io ho chiamato un po' ad albero, nel senso che questo testo è una sorta di tronco da cui poi partono tutta una serie di diramazioni, di spunti, di approfondimento che uno può seguire autonomamente. Questi spunti di approfondimento arrivano dalle numerosissime citazioni bibliografiche che ci sono all'interno del testo. Racconta storie, accenna storie, dà dei riferimenti bibliografici, parla di teorie, dice delle cose che ti stimolano ad andare a indagare e a vedere di che cosa sta parlando. Anche perché è una seconda cosa tipica del suo stile di scrittura. I suoi libri sono una sorta di cannoneggiamento continuo di concetti sparati a raffica in modo molto sintetico, e quindi tu hai la sensazione, forse questo l'avevo già detto anche nella precedente video riflessione, hai la sensazione nel mentre leggi di perderti dei pezzi per la strada e delle cose importanti. Ed è proprio uno stile, forse anche, che ti consente da un altro lato di, quando lo riprendi in mano, quindi rileggi i suoi testi, di cogliere delle sfumature che a una prima lettura non avevi visto. Così come era successo con Popper, tanto per sintetizzare il titolo, che è arrivata a un certo punto del libro, quasi alla fine, ho detto no, non va bene, mi devo fermare, devo ricominciare da capo perché mi sto perdendo dei pezzi per la strada. Questo testo è diverso perché è più uno strumento, quindi ha un passo un po' più strutturato e più lento rispetto all'ultimo lavoro dell'autore, che è quasi un flusso di riflessioni. Però lo stile è quello, è denso, è sintetico, è pieno di spunti che poi tu puoi approfondire, se hai voglia e tempo, in assoluta autonomia. Quindi non mi resta che augurarvi buona lettura, se avrete voglia di cimentarvi con La grande differenza di Sebastiano Zanolli, e ci vediamo settimana prossima con invece un testo totalmente diverso, che è l'ultimo lavoro di Nick Hornby, che si intitola Funny Girl. A presto e ciao!